Un presidio di prossimità per tutti i cittadini di un quartiere che non vuole essere solo periferia urbana, ma che ambisce a diventare un centro di una rete di servizi per il cittadino. Con questa finalità è stato attivato in uno spazio della parrocchia di San Giovanni Battista nella zona 167 di Lecce lo sportello sociale della CISL, che il martedì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12 sarà a disposizione della comunità come punto di accoglienza e ascolto. Uno sportello che è chiamato nei limiti chiaramente delle nostre possibilità a dare delle risposte, a costruire percorsi di speranza. Offrirà ai cittadini di quest'area geografica della città un servizio, diciamo, polifunzionale sia sul fronte previdenziale che fiscale. Ci prenderemo anche cura delle persone che sono alla ricerca di lavoro, in particolar modo donne e giovani. Il progetto di parrocchia è questo, di creare famiglia. E nella famiglia c'è bisogno di tutto, dalle esigenze materiali, economiche, alle esigenze sociali. E questo è un modo per fare famiglia, un servire chi più ha bisogno. Tante piccole iniziative servono proprio a ridare dignità al quartiere e secondo me, anche con l'aiuto del Comune, naturalmente, di queste associazioni, molto si sta facendo.